Tutto ebbe inizio con le letture dei libri di Philip K. Dick o con le uscite in edicola di Alter Linus, dove per la prima volta vidi i lavori di Moebius. E devo dire che il primo incontro con la fantascienza distopica, con il fumetto distopico, secondo me è stato il racconto a puntate Il Garage Ermetico, dove c'è un Moebius meno surreale, meno fantasy, anche se Il Garage Ermetico in apparenza ripercorre un po' lo stile e la classe del maestro, ma lo trovo anche quello un fumetto distopico dove ci sono umani che si meccanizzano, meccanismi che si umanizzano, e poi finisce tutto con il maggiore Grubert che esce da questa realtà parallela sbucando nella metropolitana di Parigi. Poi ovviamente l'Eternauta, e anche di seguito anche i fumetti di Jimenez, che era bravissimo a ricostruire mondi, meccanismi e città distopiche, appunto. E poi ovviamente Rank Xerox, che tra l'altro è ambientato a Roma. Tutto questo poi in qualche modo me lo sono ritrovato in quello splendido film di Ridley Scott che è Blade Runner. Altri fumetti che mi hanno colpito e che in qualche modo sono diventati delle icone per quanto riguarda il genere fantascienza, mondi paralleli, città distopiche, mondi distopici, sono i fumetti di Bilal, poi citati e presi da esempio e da ispirazione tantissimi altri autori, come la saga degli Immortali e V for Vendetta, che devo dire è uno dei quei casi dove il fumetto, la trasposizione cinematografica è accettabile.
tardi, un autore che ha sostituito nel mio cuore Philip K. Dick è sicuramente Alan Moore, e trovo Watchmen un fumetto che ovviamente ha caratteristiche universali per una serie di motivi, ma comunque le sue caratteristiche genetiche e comunque il suo imprinting mi sembra che faccia riferimento proprio alla fantascienza distopica. Sicuramente Alan Moore è un grande autore che può realizzare grandi libri, grandi opere per quanto riguarda questo genere. Poi vorrei ricordare, probabilmente l'unico fumetto di fantascienza distopica che ho realizzato, Il pescatore di Brooklyn, prodotto da Luigi Bernardi e scritto da Riccardo Barrero, due amici che ricordo con affetto e non ci sono più. Riccardo Barrero era sicuramente uno molto portato per questo genere, e poi se pensiamo appunto che Il pescatore di Brooklyn è stato scritto e disegnato fine anni 70, anticipava con sapienza alcune cose che poi sono state degli stilemi appunto del genere stesso. Un lavoro dove c'era una New York degradata e distopica, e dove la minaccia era quella di alligatori albini, e poi c'era anche un intreccio politico, insomma probabilmente una produzione che mi ha portato fortuna, mi ha fatto conoscere, è andata anche abbastanza bene, specialmente in Francia attraverso l'edizione Glénat con il titolo Pêcheur de Brooklyn.